Ciao a tutti. È tipo un annetto che non faccio vlog in italiano e quindi mi scuso per chi mi sta seguendo per i vlog. E principalmente perché ho iniziato a vedere tutti i video in inglese, i film, ho iniziato a guardarli in inglese, con sottotitoli, ovviamente. E quello che mi ha colpito sono stati alcuni video su YouTube. Difatti ci ho fatto una serie che all'inizio li chiamavo Vlog, con la V. Invece poi ho deciso di cambiare nome perché Vlog alla fine non era uno vlog e perciò l'ho chiamati Vemolink. E cosa faccio? Praticamente vedo dei video che mi ispirano, che suscitano in me un'emozione. E dopo ci faccio un video in cui esprimo i pensieri che ha suscitato. Però lo faccio in inglese, perché i video sono in inglese. E quindi è un po' un problema per chi non è tanto confidente con la lingua. In ogni modo, gli sottotitolo sempre, quindi si può capire lo stesso. Però bisogna attivare i sottotitoli e dal telefono ad esempio non si vedono, a meno che non è l'applicazione di YouTube, è un po' un casino, quindi per questo voglio scusarmi. E poi voglio dire che ho scoperto una cosa fichissima. Ho scoperto che a Dusty c'è la connessione wifi gratuita e funziona ed è veloce, quindi ho in mente qualcosina, tipo non so, qualche live o qualche cosa, devo vedere. E praticamente va già, ho fatto un test, viaggia 2,72 MB in download e 1 MB e qualcosa in upload, cosa che dove abito io questa cosa è impossibile, perché è tipo che 0,70 è il massimo tra upload e download, quindi sono completamente fuori. Però magari, non so, potreste trovarmi più spesso in piazza San Secondo ad Asti, magari collegato per fare qualche cosa, non so, una diretta o chissà. Mi troverete anche in veste di vlogger e diciamo intervistatore, o comunque non so, si improvviserà molto, questa domenica ad Arti Mercanti, che è una fiera, diciamo, qui di Asti, in cui tutto quanto diventa anni medievali, quindi sono tutti quanti vestiti in stile medievale, poi ci sono, c'è tutta la via allestita in modo proprio col fieno, proprio con tutti i cartelli dei negozi fatti apposta in tipo in gotico, mi sembra che sia gotico, adesso qualcuno mi ucciderà chi lo capisce meglio. Comunque è una figata, quindi se non siete della zona magari un giro fatecelo, se invece siete di qui, beh, lo potreste trovare. Questo è un tipo che prende i giornali e mi ha appena guardato indietro e ha detto: sto qua che cacchio fa? Parla con la telecamera? Sì, no, non è vero, io non parlo con la telecamera, parlo con voi. Se vi spiego meglio questa cosa dei Vemolink e dei social, praticamente io ho deciso di fare così. Farò su Tumblr, farò un probabilmente un canale, diciamo una pagina, in cui metto soltanto le cose in italiano. Quindi per chi vuole vedere cose in italiano su Tumblr dovrei metterlo. E invece su Skyrock, per chi non conosce Skyrock, è un blog fighissimo in cui io pubblico tutti quanti i Vemolink. Comunque trovate tutti quanti i link sul canale, poi in fondo ai video sempre. Poi continua ad esistere la mia pagina Facebook, che ho fatto quella della GIF Production. Praticamente la GIF Production sono le cose che faccio un pochettino meglio, mentre fra Yoshi sono tutte le cose in cui compaio, quindi potrebbe essere spettacolo, come potrebbe essere un video o una foto, oppure non so, un vlog, oppure anche un Vemolink. Sì, anche Vemolink, metto un pochettino di tutto. Lì c'è un po' tutto, quindi è una sorta di agglomerazione. Ok, se volete seguirmi ci sono tutti quanti i link. Io sono Fra Yoshi. Se vi è piaciuto questo momento insieme, mettete un pollicione in su e iscrivetevi se non siete ancora iscritti, mi raccomando. Un salutone, Francesco Yoshi, ciao!